Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per filmare un video un po' diverso dal solito. Si tratta di un vlog e porterò all'IKEA e probabilmente in un supermercato anche la piccola Anna Lu che vedete nel background, eccola qui, ok? E è nell'ovetto dello stocco e poi di fianco c'è il telaio e vi farò vedere tutto nei dettagli quando poi arriviamo sul posto. E mi aiuterà anche Pao, che al momento sta mangiando la torta, perché è mattina, quindi sta facendo colazione. E nulla, adesso noi andiamo e ovviamente vi portiamo con noi. Speriamo che questo video vi piaccia. Per favore lasciate un like, perché questi video sono sempre abbastanza impegnativi da filmare, quindi ci serve il sostegno. Ecco, Pao, pronta. E quindi per favore, appunto, lasciate un like e condividete questo video. Grazie mille del supporto e direi che possiamo andare. Siamo arrivate, abbiamo montato lo stocco e adesso siamo nel parcheggio dell'IKEA. Stiamo per entrare. Ecco qui la piccola Anna Lu, guardate che carina, ha il ciuccio della NAC, cappellino bianco di H&M e questa tutina di Chicco, la catenella che le ho fatto io e qui c'è il suo animaletto e poi la copertina solo per l'esterno. Nulla, è davvero troppo carina e adesso entreremo all'IKEA. Siamo fermate per fare colazione all'IKEA e io e Pao ovviamente facciamo colazioni anticonvenzionali. Abbiamo una bibita al mandarino, una al chinotto e poi i mini cracker che sono troppo carini. E qui c'è Anna Lu, eccola. Non so quanto la vedete, però ok, adesso la tiro fuori dall'ovetto. E nulla, poi faremo ancora un giretto qui, probabilmente andremo a mangiare in un altro posto, magari vi metto qualche clip così vi tengo aggiornati, insomma. Thank you.
guardate che carina Anna Lu. L'ho presa in braccio. Siamo nell'area ristorante di Ikea. Guardate che amore. Troppo carina. Eccola qui. E per adesso l'hanno scambiata tutti per Vera. C'erano anche due signori al bar che hanno detto che era carinissima, che era molto piccola. E io stavo prendendo la colazione, quindi non sapevo nemmeno bene cosa rispondere, perché appunto stavo ordinando i Krapfen. Però comunque è stato divertente. Siamo appena andate a mangiare, in realtà sono le 3 passate del pomeriggio, quindi vabbè, diciamo che non è stato esattamente un pranzo, ma più una merenda, comunque va bene. E nulla, adesso stiamo per tornare a casa. Qui c'è la zia Pao e qua c'è lo stocche. Non so quanto abbiate visto. E nulla, ci siamo divertite oggi. E Anna Lu ha ricevuto un sacco di commenti positivi da parte di tante persone che dicevano: wow, ma guarda, ma che bella bimba, sembra una bambolina. E noi sì. Grazie. E tra l'altro vorrei fare un video anche reaction con le mie reborn, solo che è un po' un problema perché soprattutto in luoghi chiusi non si possono riprendere i visi delle persone per privacy, quindi dovrei chiedere il permesso, quindi le persone saprebbero che sto filmando un video, non sarebbe una reazione naturale, quindi devo trovare insomma un modo per filmare questo video per farvi vedere come reagisce la gente senza appunto avere problemi, ecco, diciamo così. Nulla, però oggi ci siamo divertite. È proprio un bel confettino, Anna Lu. Sì, è proprio carina. E quindi nulla, adesso appunto torniamo a casa. E abbiamo comprato anche un po' di cose, in realtà. Abbiamo preso delle cose per le Reborn. Non so se quando uscirà questo video le avrete già viste o se vi farò un haul. Comunque, in ogni caso, abbiamo preso delle cose per le Reborn e sono carinissime. Delle cose per noi. Delle cose per noi. E nulla, poi abbiamo mangiato un'ottima pizza, quindi niente, insomma io direi di finire qua il video perché mettervi la parte della strada insomma è un po' inutile. Qua è anche buio perché siamo sotto la strada, esatto, sotto passaggio. E quindi nulla, questo era il video, noi speriamo tanto che vi sia piaciuto. Se è così, per favore lasciate un bel pollice in su per sostenere il canale, condividete il video così più persone lo vedranno, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che carico e noi con questa luce fantastica ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao! Ciao!